Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Ancora insieme con un nuovo appuntamento di Fatti e Dintorni, una nuova settimana, una nuova tematica. Questa sera torniamo sicuramente a parlare di Battipaglia, ma lo facciamo con degli ospiti che vediamo non spesso, almeno qui a Sud TV. E parto subito dal presentare dalla mia estrema destra, Roberto Cappuccio, benvenuto, buonasera. Indipendente, buonasera. Prossimo al gruppo misto, poi ci farà capire il perché. E poi forse è la prima volta con noi Secondo. Mirra. Seconda volta, seconda volta. Consigliere comunale d'opposizione, PD, Buonasera. E invece alla mia sinistra, abbiamo visto un po' più spesso, Valerio Luongo. È la terza volta. La terza, ammazza, tenete il conto, eh? E invece consigliere comunale di maggioranza, capogruppo di Forza Italia. Ok, quindi abbiamo un po' cercato di avere un misto, no? Abbiamo la maggioranza, abbiamo l'opposizione, abbiamo chi è passato da pochissimo all'opposizione. Certo. Situazione politica delicata, stiamo sentendo spesso, domani ovviamente non perdete nemmeno l'appuntamento con linea comune con la sindaca, quindi avremo anche la versione sindacale. E cerchiamo di capire un po' quello che sta accadendo nell'amministrazione comunale di Battipaglia e cerchiamo di comprendere le motivazioni per cui stanno accadendo tanti episodi. Allora, partendo proprio da Roberto Cappuccio, che tra l'altro insomma, abbiamo letto anche stamattina, non so se hai fatto poi la conferenza stampa, ok. Insomma, tu sei stato sempre uno che io ricordi tra i più fedeli, no? I fedelissimi della sindaca, insomma. Hai preso anche tantissimi voti, no Roberto? No, non tantissimi, però comunque, ne so, tanti voti, in ogni caso sicuramente eri molto legato alla sindaca. Poi improvvisamente è venuto fuori la questione dei pattisti, che tutti quanti voi a casa ricorderete, poi magari Longo ci farà capire se è finita questa cosa dei pattisti, se si è arrivata a una soluzione con Zara ad Alba oppure continua, però questo me lo dirà dopo lui. Volevo capire cosa era successo. Diciamo che l'azione che è stata avviata a fine ottobre attraverso la coalizione che si era costituita di 8 consiglieri che avevano dato vita al gruppo dei pattisti, possiamo dire che adesso è arrivata ovviamente alla fine, anche perché il passo in avanti fatto da Zara e da Rivoluzione Cristiana ha purtroppo sminuito quello che era il compito iniziale col quale si era partiti. Ad ottobre 8 consiglieri sentono l'esigenza di mettersi insieme e di chiedere un cambio di passo all'amministrazione, un cambio di passo che doveva passare anche attraverso una modifica di quelli che erano gli assetti giuntali. Si chiedeva ovviamente di fare queste modifiche, di fare in modo che ciò che era la compagine di maggioranza potesse avere anche, io la chiamo rappresentanza politica all'interno della compagine giuntale. Non mi sembravano assolutamente richieste dell'altro mondo. Mi sembrava invece la possibilità di fare da pungolo ad un'amministrazione che fino a quel momento è stata ovviamente un'amministrazione non a livello di quello che merita la comunità battipagliese. E le azioni sono state molteplici, abbiamo fatto delle azioni, abbiamo fatto delle proposte politiche, abbiamo portato delle proposte deliberative all'interno del Consiglio Comunale, per cui l'azione mi sembra che è stata assolutamente un'azione meritoria. Purtroppo il passo in avanti fatto da Rivoluzione Cristiana e da Fernando Zara ha sminuito il ruolo che era stato dato ai pattisti, quindi quella mission che si era, diciamo così, assegnata a questo gruppo di 8 consiglieri è venuta meno. È venuta meno e diciamo che nell'ambito dell'accordo fatto da Rivoluzione Cristiana e la sindaca si è capito che anche la sindaca non aveva intenzione di ragionare in termini di prospettive programmatiche, politiche ed amministrative, ma il suo scopo era soltanto quello là di raggiungere
numericamente una maggioranza all'interno del Consiglio Comunale. Però a me questa cosa non interessa, perché si può essere maggioranza in Consiglio Comunale, ma purtroppo oggi questa amministrazione, o meglio l'amministrazione francese, sicuramente è minoranza all'interno della comunità battivagliese. Allora, poi entriamo nel merito, perché volevo capire anche, tu parlavi comunque anche di progetti e di che non sono stati realizzati, no? Di quello che era stato scritto, era stato detto in campagna elettorale, non è stato realizzato, però io ricordo comunque che tu facevi parte del gruppo dei pattisti e che con loro le richieste fatte alla sindaca erano svariate. Una era l'azzeramento della giunta, questo sicuramente, comunque la revisione in parte della giunta, non penso di sbagliare, no? Assolutamente, dico, sì. Ecco, assolutamente. Anche riferimento ai Tozziani, al gruppo di Tozzi, eccetera, cosa che forse non è stata fatta, ma magari poteva essere fatta in futuro, oppure la rottura è venuta proprio perché c'è stato un chiarimento con la sindaca rispetto al fatto che non ci sarà nessun cambiamento. E questo guardi, poi questa è una scelta, diciamo così. Longo. Sì. Ok, ho fatto un errore. Questa è una scelta che ha fatto la sindaca. Io in realtà, come rappresentante dei pattisti, era il mese di dicembre, prima dell'approvazione del bilancio consolidato, avevo chiuso un accordo con la sindaca, alla presenza anche del Presidente del Consiglio, che era Franco Falcone, sì. E in questo accordo avevamo fatto un accordo di natura programmatica, nel senso che si arrivava ad una rapida diciamo, ricomposizione della giunta, mettendo sul tavolo quelli che potevano essere gli aspetti che ritenevamo assolutamente necessari per la comunità, che potevano essere il bilancio, il PUC, i lavori pubblici, l'ambiente, la riqualificazione urbana. E nell'ambito di questo tipo di ragionamento noi assegnavamo ovviamente alla ricomposizione giuntale con una parte dei consiglieri che aveva la sua rappresentanza e si responsabilizzava anche rispetto a quelle che erano ovviamente questi settori che avevamo individuato. Abbiamo iniziato anche il periodo di confronto, facemmo una prima riunione a gennaio, poi dopodiché, siccome ci sta sempre questa cosa di lasciar decantare le cose, si è andate avanti e poi è venuto fuori questo accordo con Rivoluzione Cristiana che ha rimesso in gioco un po' tutto il ragionamento fatto all'inizio. Ok, per la serie divide timpera, fondamentalmente, no? Però poi vediamo, entreremo ancora in più. Allora, Mirra, tu in effetti sei stato un po' quello che ha, nell'opposizione, che ha un po' guardato dall'esterno, quasi, non so, godendo di tutte queste situazioni, dice, per la serie se la stanno, si stanno bruciando da soli in un certo senso, poi che sia vero o non sia vero ovviamente è una battuta. Volevo capire, si parla molto anche del fatto che qualcuno dell'opposizione possa passare in maggioranza per andare a coprire quei buchi, quei posti vuoti lasciati da chi? Da Cappuccio o anche forse da Cappelli, insomma, si parla anche di lui, ne parliamo dopo. Qual è la tua posizione invece in merito a tutto questo, di osservatore esterno? Oh, guardi, da osservatore esterno la cosa è vero, hai intuito, io guardo divertito la cosa, perché in tutto questo ragionamento di riposizionamenti che è datato, i pattisti sono il risultato di una fase di stanca dell'amministrazione francese e si pensa attraverso questo gruppo che è tenuto insieme però non da un progetto ma da tanti interessi in senso positivo, io non parlo di interessi politici, interessi amministrativi, quindi non c'è nessun fatto negativo dietro questo termine, vorrei essere, che però non avevano dietro di loro un progetto, tanto è vero che come si è soddisfatta l'esigenza di una parte, i pattisti non ci sono più, si è soddisfatta l'esigenza del gruppo che aveva il Presidente del Consiglio Comunale e i pattisti si sciolgono come neve al sole. Per quanto mi riguarda, io non so se nel prosieguo ci sia qualcuno dell'opposizione che possa supportare questa maggioranza, ma io la domanda che mi faccio, anche se ci fosse, per fare cosa? Cioè in questo momento noi siamo quasi a due anni dall'elezione della giunta francese, nessuno dei problemi, dico nessuno, sono pronto a sfidare pubblicamente sindaci e tutti gli assessori, delle criticità che questa città ha avuto sia dalle precedenti amministrazioni e sia le criticità, lasciateci
da 36 mesi di commissariamento, nessuna, ripeto, nessuna è nemmeno messa in condizione di guardare una prospettiva di soluzioni. Dice, beh, si è iniziata, fra un anno risolveremo il problema. Il nulla, faccio solo un esempio. Secondo voi è immaginabile che la seconda, la terza città della provincia di Salerno in circa 24 mesi non faccia un bando per un'opera pubblica? Nessuno, o meglio, uno di 28.000 euro e sono le mattonelle che stanno cambiando a Piazza Aldo Moro. Ora, se una città come quella di Battipaglia può vivere senza una progettualità e rincorrere esclusivamente la contingenza senza nessuna prospettiva, mi si spiega a che pro si entra in questa maggioranza? Qual è la cosa che si potrebbe mettere in campo? Siamo fermi al palo, il bilancio è stato depositato, quindi il 23 e il 26, prima e seconda convocazione, c'è il bilancio. Vi invito, come fate sempre, a vedere lo strumento di rilancio, lo strumento operativo per il prossimo anno e il triennale per i prossimi tre anni, che cosa c'ha dentro, per accorgervi quale sarà il futuro di Battipaglia con il nuovo bilancio. Allora, Valerio Longo, insomma, c'è da rispondere, no? C'è da rispondere a Cappuccio, che in effetti era con voi nel momento in cui insomma, avevate capito che c'era qualcosa che non andava, e quando poi è stato chiuso questo accordo per la convenzione di Alba a Fernando Zara, che ovviamente inviteremo nei prossimi giorni se avrà piacere di esserci, ha un po' fatto scoppiare la pentola, insomma. E come mai? Qual è la versione dei fatti? È così realmente? Cioè, avete soddisfatto alcune esigenze vostre e quindi per il resto lasciate correre? Perché avevate chiesto anche in qualche modo la sostituzione di qualche assessore, ma non è stato fatto. Forza Italia ha posto e pone sempre, lo sanno i telespettatori che ci seguono, lo sanno i cittadini di Battipaglia, lo sanno gli amici e colleghi di Consiglio Comunale. Non ha mai posto questioni di carattere personale. Ha sempre posto questioni di carattere politico e voglio ricordare che io ho iniziato a dissentire all'interno della maggioranza in tempi non sospetti, parliamo di dicembre del 2016 addirittura. Io ho messo a disposizione Roberto Cappuccio, lo sa, a proposito io non devo rispondere a Roberto Cappuccio, con cui ho un ottimo rapporto di carattere personale. Era il tuo amico del cuore, come dice. È un ottimo rapporto di natura politica, perché è una persona molto seria, a cui stanno a cuore le sorti di Battipaglia, e ha preso delle posizioni. Scendendo nei particolari, io sono d'accordo su molte cose che ha detto anche oggi in conferenza stampa Roberto Cappuccio, sono meno d'accordo sul fatto che bisogna uscire dalla maggioranza. Noi siamo in maggioranza perché, Forza Italia parlo, perché questa cosa l'hanno stabilita gli elettori che ci hanno votato alle elezioni insieme al sindaco e soprattutto insieme a un programma elettorale, l'ho ripetuto più volte proprio in questa sede di Sud TV, noi siamo stati votati per il programma elettorale. Un programma elettorale che affrontava a 360 gradi le questioni politiche e amministrative della nostra città e che va semplicemente attuato. Come va attuato? Con coraggio e con lavoro amministrativo. Per quanto riguarda i pattisti, le elezioni dello scorso 4 marzo hanno segnato un giro di boa, per così dire, dal punto di vista politico e dal punto di vista amministrativo. Dal punto di vista politico, perché ci stanno dei risultati certi, la vittoria dei 5 Stelle anche a Battipaglia, anche se io l'ho detto anche in Consiglio Comunale, nell'ultimo Consiglio Comunale, il voto dato ai 5 Stelle non è un voto politico, è un voto ovviamente dei cittadini, tutti i cittadini del centro-sud Italia, d'altronde è stato un voto omogeneo di ripulsa nei confronti della politica, per così dire, nei confronti della vecchia politica. E poi c'è l'altro dato importante per quanto ci riguarda, i 5.200 voti presi da Forza Italia, che di fatto è il primo partito, se consideriamo appunto il voto rispetto alle amministrative, le elezioni negli enti locali, il voto volatile, la volatilità del voto dei 5 Stelle, il dato politico serio, importante, è oltre il 22% di Forza Italia, la prima forza politica.
Partendo da quel dato, noi abbiamo chiesto all'amministrazione, al sindaco, una ripartenza. Una ripartenza deve passare gioco forza per un riordino della macchina amministrativa che c'è stata in piccolissima parte e per una rivisitazione del governo cittadino. Voglio ricordare che i problemi negli ultimi tempi, oltre che i pattisti, Roberto Cappuccio ha posto sul piatto della bilancia della discussione politica, sono problemi che ci portiamo dal dopo elezioni sostanzialmente. Quella giunta rispondeva a una situazione politica locale che era uscita fuori dalle elezioni politiche, con una presenza sovrastimata praticamente di un partito politico che si rifà come leadership a Battipaglia al vice sindaco Ugo Tozzi. Adesso, a distanza di 2 anni, quella situazione politica non esiste più, e nei fatti Forza Fratelli d'Italia, nonostante abbia ben quattro assessori su 7, ha ottenuto un magro risultato elettorale, e quindi un'amministrazione, un leader di un'amministrazione, il sindaco francese, deve ovviamente fare i conti anche con i numeri. Guardano a Forza Italia, oltre 5.000 cittadini, anche diversi consiglieri comunali che sono stati eletti in liste civiche. Quindi, non vorrei sbagliarmi, però diciamo, in qualche modo tu stai dicendo comunque che in ogni caso c'è da fare un cambio nella giunta. I 2 anni di amministrazione di consigliatura rappresentano un giro di boa, chiaramente. Ma questo è a prescindere adesso dalle ultime elezioni del 4 marzo, perché è la stessa cosa che mi dicevi un mese fa. I numeri in politica contano. I numeri in politica contano. Il quadro che è uscito dalla elezione amministrativa non è più lo stesso quadro. Allora, per esempio, i 5 Stelle non esistevano, non si sono nemmeno presentati a Battipaglia. Adesso hanno preso una bella fetta di voti. Forza Italia ha quasi quintuplicato i voti a Battipaglia. I numeri in politica, Egidio Mirra me lo insegna, hanno una loro rilevanza. Come ha rilevanza quello che accadrà dopo il bilancio? È ovvio che noi non aspetteremo in eterno un cambio di passo dell'amministrazione, che deve avvenire, ma deve avvenire non per dare a Forza Italia qualche soddisfazione, qualche poltrona in più in meno. Voglio ricordare che Forza Italia, per questa nostra posizione di critica costruttiva nei confronti dell'amministrazione, ha pagato con il licenziamento dell'unico assessore che era stato eletto, oltretutto segretario di partito. Quindi noi abbiamo dimostrato alla città, all'amministrazione, al sindaco, di non essere legati alle questioni. Noi siamo presenti in Consiglio Comunale con la nostra forza, abbiamo fatto proposte, voglio dire, l'esperienza dei pattisti con Forza Italia in primis ci ha portato al voto di una importanza. La convenzione ad Alba è andata, quindi Rivoluzione Cristiana ha avuto il suo, Forza Italia non ha avuto nulla. Ma noi non chiediamo nulla, noi chiediamo una cosa molto più importante delle nostre persone e delle nostre carriere politiche, chiediamo l'attuazione del programma. Noi abbiamo un programma, allora noi ci siamo messi assieme, non per merito di Valerio Longo, di Roberto Cappuccio, siamo messi assieme individuando nel sindaco francese colei che doveva rappresentare la maggioranza, il governo cittadino e attuare il programma. Allora, torno da te subito dopo. Longo ci ha fatto un assist perfetto, perché ci ha parlato un attimo appunto del programma. È chiaro che a questo punto, da quello che posso intuire, Forza Italia, nel momento in cui nei prossimi mesi non dovesse avere, ma non è questione di poltrone, è questione di amministrare, no? Perché se non si amministra si va all'opposizione, se no che senso ha? Non è Forza Italia. No? Esattamente come ha fatto Cappuccio, in maniera molto equilibrata, devo dire, obiettiva, ha detto, visto e considerato che le situazioni stanno così. Ed è andato anche contro una cosa che probabilmente aveva appoggiato inizialmente. Assolutamente, per ben 2 volte, nel 2009 e nel 2016. Perché è giusto cambiare idea? Non è il discorso di dover cambiare idea, è il fatto che quando si è nell'ambito di un'amministrazione di una città importante come Battipaglia, bisogna un attimo spogliarsi di quelli che possono essere gli aspetti di natura personale e valutare le cose secondo logica, e la logica mi dice che effettivamente questa città è ferma,
E siccome non c'è l'intenzione e non c'è la prospettiva, come diceva il collega consigliere Mirra, a voler cambiare passo... Adesso siete d'accordo, chiaramente. No, assolutamente. Io sono, diciamo, ho sempre dialogato con tutti, e questo lo può chiedere anche a Longo, allo stesso consigliere Mirra. Non ho problemi a confrontarmi con chi che sia. E quando non c'è l'intenzione, almeno perché questo emerge dalla situazione attuale, di voler cambiare passo a quella che è la situazione amministrativa, ma proprio perché dietro non c'è una prospettiva. Ma c'è qualche argomento in particolare, perché sennò parliamo sempre di cose generiche, c'è qualcosa in particolare che secondo te avrebbe dovuto già essere stato risolto in 2 anni di amministrazione e invece è fermo a palo? Ma ci sono tante cose che non sono state risolte. 2 aspetti fondamentali, uno l'ha evidenziato il consigliere Mirra sul discorso dei lavori pubblici. Noi siamo un'amministrazione che in 2 anni non ha candidato nessun progetto, eppure si sono susseguiti tutta una serie di bandi. Le faccio un esempio banalissimo. Il 9 marzo si è chiusa la piattaforma ITER della Regione Campania, che non è altro che l'accelerazione della spesa per quanto riguarda i fondi comunitari non utilizzati. La Regione Campania apre, diciamo, questa piattaforma e chiede ai comuni di candidare su questa piattaforma progetti esecutivi non finanziati. Io sono consulente di un piccolo comune del Cilento, 1300 abitanti. Il 9 marzo abbiamo caricato sulla piattaforma ben 9 progetti esecutivi di opere pubbliche per un totale di 25 milioni di euro. Battipaglia ne ha candidati 0. E su questo 0 andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo per il secondo blocco e ultimo blocco, gli ultimi 20 minuti. Rimanete con noi, mi raccomando, perché abbiamo ancora da sentire Mirra. No, siamo di nuovo in diretta, siamo di nuovo insieme, ovviamente abbiamo continuato a chiacchierare perché poi l'argomento ovviamente è interessante, anche perché si parla di amministrazione, si parla di città, si parla del futuro di Battipaglia, e quindi è giusto che se ne parli anche in maniera seria, nonostante ogni tanto facciamo magari qualche battuta. Allora sì, Cappuccio, puoi proseguire e poi sentiamo Mirra. Sì. Sul tema lavori pubblici, il Ministero finanzia attraverso la Regione Campania, mette a disposizione per la Regione Campania 300 milioni di euro per l'adeguamento sismico delle scuole, di cui 100 milioni dedicati alla provincia di Salerno. Lei ha sentito anche in Consiglio Comunale, la sindaca diceva che abbiamo candidato 2 progetti, uno per le Marconi e uno per le Fiorentino, per un totale di 5 milioni e 200 mila euro. Ebbene, io nei giorni scorsi mi sono recato dall'ingegnere Salerno per chiedere visione dei progetti esecutivi relativi a queste 2 scuole. L'ingegnere Salerno, purtroppo imbarazzatissimo, ha detto non ci sono i progetti esecutivi, abbiamo fatto soltanto l'istanza. Ma come volete che siano candidate queste 2 opere se non sono messi all'interno di questo bando i progetti esecutivi? E questo è un altro esempio. Un altro esempio di opera pubblica che abbiamo perso. La Valle, Autotrasporti La Valle, presenta una proposta di progetto di finanza per realizzare una stazione per gli autobus a lunga percorrenza da realizzare all'uscita dell'autostrada di Battipaglia. E questo lo fa 2 anni e mezzo fa, versa anche la cauzione di 44.000 euro, non ha avuto nessun seguito. È venuto la Valle, si è ripreso la cauzione e è andato via. Allora, questo è, diciamo così, il livello di questa amministrazione. Per cui se non si capisce che bisogna dare un cambio di passo anche in questo senso, non si andrà da nessuna parte. Ma le faccio un esempio banale, lei mi chiedeva prima del discorso della consulenza data al dottore Zara e a Rivoluzione Cristiana. Io le aggiungo una cosa, sarà data anche un'altra consulenza su richiesta della segretaria e degli uffici per quanto riguarda il discorso della mappatura dei processi amministrativi. Saranno impegnati, credo, 10.000 euro, se non sbaglio, giusto? Sì. Ma se lei fa il conto e mette sul piatto di una bilancia 10.000 euro da assegnare per la mappatura dei processi, più quelli che vengono dati alla consulenza di Zara, ma questi soldi non potevano essere utilizzati per dare delle consulenze a giovani professionisti in maniera tale da riuscire a far in modo che il nostro comune si dotasse di un parco progetti che potesse essere candidato nei vari bandi che si apriranno da qui ai prossimi 3-4 anni? Cappuccio, ma questa considerazione non la potevate fare all'interno dei battisti quando facevate le vostre riunioni? Le abbiamo fatte più di una volta. Io allora il ragionamento che lei oggi cerca di farmi fare e che dice, ma non era qualcosa che voi chiedevate riguardo alla consulenza di Ali? Il discorso è un po' più ampio, non è proprio così lineare, nel senso che
proprio nell'ambito di quell'accordo programmatico fatto con la sindaca, il ragionamento era quello di mettere sul piatto tutta una serie di argomenti che erano rilevanti per la nostra amministrazione e per la città di Battipaglia. Tra questi c'erano anche le partecipate. Chi si doveva interessare delle partecipate? E questo veniva fuori da un ragionamento da fare all'interno della maggioranza. Ma non è che era un discorso di dire la consulenza va data al dottore Zara e quant'altro, perché io le potrei dire anche un'altra cosa. Ma mi spieghi in maniera molto chiara, come si fa a dare una consulenza a un medico all'interno di un'azienda che si occupa di rifiuti? E all'interno di questa consulenza quali sono i paletti nei quali si deve muovere il dottore Zara? Cioè ci sono tante variabili che ancora non ho capito, che non mi sono chiare. Ed è assurdo che, diciamo così, mettere sul banco una consulenza e mettere sul banco 20.000 euro, 25.000 euro, perché non so quanto è il valore esatto di questa consulenza, possa, diciamo così, magicamente far passare tutti quelli che erano gli attriti che esistevano tra una sindaca che era considerata insipiente e invece Zara che era considerato il nemico da distruggere. Quindi questo mi sembra assurdo. Mira, se i risultati che raggiungerà il dottore Zara ad Alba fossero eclatanti, a questo punto questi 25.000 euro sono ben spesi? Si potrebbe attaccare ulteriormente la sindaca o effettivamente l'importante poi è il risultato? No, ma io le chiedo, ma lei ha visto la convenzione della sindaca con Zara? Io no. Non l'ha visto nessuno? Io ho l'impressione che questa sia un'altra butade, un'altra fake news, un modo come superare l'impasse momentaneo. Io le sto dicendo pubblicamente, ci ascolterà, io ritengo che se ne farà nulla, anche perché, volevo ricordare a me stesso e agli amici, noi il 16 marzo abbiamo fatto un consiglio comunale sul riassetto della partecipata, sulla discussione del riassetto della partecipata. Quella delibera che dopo oltre 2 mesi e mezzo, se tutto va bene, verrà pubblicata domani mattina all'Albo Pretorio, porta 2 miei emendamenti votati all'unanimità e la delibera è emendata dal sottoscritto. Questi 2 emendamenti, uno era quella di candidare in prospettiva Alba Nuova a guidare il subambito dei rifiuti per far diventare la decisione della quantità, la qualità e dei comuni afferenti al nuovo piano dei rifiuti regionali, farlo gestire dai comuni e quindi dal comune di Battipaglia insieme al subambito che si doveva creare, e l'altro, visto che questa delibera parlava di tutto e del contrario di tutto su Alba, dalla possibilità che Alba aveva di gestire il turismo a mare, all'housing sociale e a costruire abitazioni, tranne la costruzione di navi, Alba Nuova in questa logica di suo statuto potrebbe fare tante cose, altre se ne potrebbero aggiungere, si decise che questo argomento si riportava in una commissione speciale che in un tempo breve avrebbe deciso i parametri e i paletti in cui Alba si doveva muovere, e dopo questo, se vi era necessità di soggetti esterni per raggiungere questi obiettivi, si sarebbe verificata la professionalità, se c'era in Alba, nel caso contrario si poteva anche andare all'esterno. Qui abbiamo fatto il contrario. Io ritengo che la convenzione non arriverà al risultato, quindi i giornali l'hanno detto, tutti ne parlano, ma nessuno materialmente ha visto l'atto in cui il presidente di Alba, perché poi sarebbe Alba che dovrebbe dare la consulenza a Zara, non è il comune di Battipaglia, quindi il direttore, che è Giampaolino, dovrebbe sottoscrivere. Ovviamente chi sottoscrive questo, la prima cosa che dovrebbe fare è comunicarlo al proprietario dell'azienda, che è il comune di Battipaglia e la sindaca facente funzioni in quel momento. Io ritengo che tutto questo non succederà,
ma ove mai dovesse succedere, è una convenzione che già all'inizio ha un vizio di forma, che è quello che viene meno alla delibera che il Consiglio Comunale all'unanimità ha deciso. Cioè, prima di decidere Alba cosa può fare oltre a quello che sta facendo, come fare quello che sta facendo meglio, con migliori risultati, io mi preoccuperei dei oltre 350.000 euro in più che quest'anno abbiamo Alba paga per il conferimento dei rifiuti in discarica. Mi preoccuperei che stiamo scendendo in maniera vertiginosa nella quantità e nella qualità della raccolta differenziata. Avevamo superato il 70%, ci stiamo avvicinando al 60%. Non riusciamo a smaltire e a creare rapporti con soggetti privati, con i consorzi per lo smaltimento del multimateriale, quindi plastica, vetro e carta. E non stiamo facendo niente per candidare l'Alba come piattaforma direttamente che possa, come fecemmo all'epoca con l'amministrazione Santo Mauro, siamo diventati per 3 anni piattaforma del vetro, raccoglievamo il vetro e noi lo trasferivamo al consorzio. Vi ricordate quelle campane bruttissime, piene di vetro in mezzo alla strada? Le abbiamo tolte noi, assumendoci e prendendoci la responsabilità di diventare piattaforma di raccolta e portandola al consorzio del vetro. Siamo andati via noi, sono ritornati tutti i privati. I privati decidono di fare cartello e non partecipano al bando e la roba sta in mezzo alla strada. Io mi preoccuperei più di questo prima di dare convenzioni, roba. Al di là poi del merito che diceva Roberto, ci sono professionalità, la professionalità del convenzionato è giusto o non è giusto, questa è una fase successiva. Cioè il problema potrebbe essere addirittura a monte se l'opportunità è roba va. Questi sono i limiti che dopo 2 anni continuano a esserci. C'è questo, c'è che dopo aver gestito la macchina amministrativa aggiungendo dirigenti, i lavori pubblici sono fermi, l'urbanistica questa sconosciuta e i privati vanno avanti attraverso sentenze del TAR più o meno favorevoli che decidono se o meno fare sul nostro territorio programmazione, quindi si continua a dare ad altri la gestione del territorio attraverso sentenze del TAR, a volte favorevoli, molte più volte contrari, e quindi decidono gli altri che cosa deve succedere sulla nostra città. La stessa cosa vale per tante altre situazioni. Noi abbiamo l'annosa questione del consorzio delle farmacie, ce le siamo scordate. Quando questa amministrazione, prosieguo senza nessuna discontinuità dalla gestione commissariale, cioè nulla hanno fatto i commissari su quello che c'era da fare, questa amministrazione sta facendo la stessa cosa, ha preso tutte le cose non fatte e non messe in campo dai commissari, con una differenza: i commissari sono venuti e, come sempre, gestiscono l'ordinario, non hanno un mandato popolare, non hanno un programma da rispettare, un patto con gli elettori. Questa maggioranza ha vinto su un patto. Io vi invito ad andare a guardare il programma. Andare sul sito del comune, è obbligo di tutte le coalizioni scrivere e vedere se ci sia un solo elemento che è arrivato a conclusione o sta andando. Longo, però adesso devi fare la parte del difensore della maggioranza. Io le questioni di cui parlavano prima i colleghi le sto ponendo da mesi. Ecco. No, è la verità. È la verità. Perché nascono queste questioni, questa situazione? Nasce dallo scollamento del momento politico e del momento amministrativo, che è stato chiaro fin dall'inizio. Il sottoscritto è Forza Italia, l'ha posto sul tavolo della discussione in maggioranza. Io non partecipo alla riunione di maggioranza da settembre dello scorso anno, proprio per questo motivo. Ancora adesso non partecipa? Sì, non sto partecipando. Sto partecipando ovviamente alla riunione del mio partito, del gruppo consigliare, perché ritengo che voglio dare credito ulteriore dopo il giro di boa dei 2 anni e il giro di boa del terzo, di quello che sarà il terzo bilancio di previsione, che
per noi, per Forza Italia, non è un momento topico dell'attività amministrativa, il momento topico viene dopo, perché possiamo approvare tutti i bilanci migliori al mondo e quando non c'è il coraggio di passare dalla fase politica alla fase, quindi consiglio comunale, alla fase di azione amministrativa, se viene meno questo momento, Egidio prima faceva riferimento alla delibera che abbiamo approvato praticamente all'unanimità, della quale io sono stato uno degli 8 firmatari, quella per il rilancio della società partecipata. Dopo 2 mesi e mezzo, non lo dico stasera, l'ho detto nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, come ho detto altre cose che ripeterò, dopo 2 mesi e mezzo quella delibera non è stata ancora pubblicata. Ecco, questo è il problema, è lo scollamento della... È lo scollamento della ci sta un problema di collegamento dell'azione di governo con la fase propositiva delle linee dettate dalla politica. In Consiglio Comunale noi discutiamo, io ho, oltre a questa cosa dei 2 mesi e mezzo di ritardo pubblicazione della delibera, che poi è un problema sostanziale perché abbiamo perso 2 mesi e mezzo sostanzialmente, quando una cosa si poteva fare in 15 giorni, certo. Quindi ci sta un problema, ci stanno delle responsabilità e Forza Italia il sottoscritto pone sul piatto della bilancia proprio questa situazione. Io ho posto l'altra volta in Consiglio Comunale la situazione. Io sono convinto, come diceva Egidio, e come anche Roberto prima ha fatto cenno, dell'opportunità di arrivare chiaramente, di dotare il nostro comune dei finanziamenti pubblici, regionali, nazionali ed europei. Noi dobbiamo partire dall'ABC però. Io in Consiglio Comunale ho ricordato la situazione delle microdiscariche, faccio un esempio, della mancanza, che poi è una questione di controllo del territorio, Viale Francia, metà strada ricade nel comune di Battipaglia ed era piena, adesso la società partecipata l'ha ripulita e non funziona l'impianto di pubblica illuminazione. Il motivo invece nella parte di Eboli funziona e quindi è pulito perché il cittadino in civile approfitta ovviamente, certo, del buio per creare la microdiscarica e il disservizio. Ho scoperto che nessun burocrate ha fatto semplicemente, ha preso il telefono oppure una richiesta scritta all'Enel o a un altro gestore per fare il contratto. Cioè qua noi parliamo dell'ABC, non dei lavori pubblici appunto, in generale. Dobbiamo partire dall'ABC. E questo è il problema. La politica chiede a chi amministra senso di responsabilità, cioè se le cose vengono pensate dalla politica, non vengono attuate, addirittura per motivi così banali, chi governa deve avere la capacità di tirare le orecchie non solo a chi è chiamato e pagato con i soldi pubblici, assessori compresi, ci saranno delle responsabilità, le responsabilità vanno perseguite ed è questo che noi chiediamo al sindaco. Forza Italia non chiede una poltrona perché noi diciamo che siamo più bravi, anche se in politica, ripeto, i numeri hanno una loro e la rappresentanza oggi che è uscita fuori dalle elezioni politiche deve avere ha un senso perché i cittadini cambiano nel giro di 2 anni, è stato evidente il cambiamento anche dal punto di vista elettorale. Però sono passati 2 anni, la sindaca dovrebbe aver anche ricordo che qualche mese fa ha fatto anche una suddivisione degli incarichi ai consiglieri, no? Comunali. O mi sbaglio? Noi parlavamo, io non l'ho voluto, perché non dicevo prima attuazione del programma? Perché noi nel programma elettorale che ci ha visto vincenti 2 anni fa parlavamo di deleghe extra politica, extra consiglio comunale. Perché? Perché abbiamo detto ai 420 durante la campagna elettorale e lo ripetiamo anche oggi noi di Forza Italia, perciò chiediamo l'attuazione del programma. Parlavamo per esempio di giunte aperte, di scuole aperte, di deleghe date ai cittadini, a quei cittadini professionisti capaci, proprio per allargare la base di consenso, la cittadinanza attiva sostanzialmente, partecipativa. Questo non avviene avviene anche attraverso i consiglieri comunali che rappresentano la parte politica. I delegati bisognava scegliere e bisogna. Guardate, noi ancora sono passati sì 2 anni ed è un'eternità in politica. Abbiamo evidenziato, soprattutto noi di Forza Italia, più che altri, in Consiglio Comunale e nell'amministrazione in maggioranza,
quello che è davanti agli occhi di tutti, un ritardo amministrativo notevole, ci siamo impaludati. Non è troppo tardi, se dal giorno dopo il bilancio, che è solo un passaggio a questo punto, ci mettiamo tutti a lavorare, in primis l'amministrazione, e ripeto, scegliendo e dando seguito a quel senso di responsabilità che deve animare anche questa amministrazione, oltre che la politica. Dopo il giro di boa si tirano le somme. Un assessore che non ha dato risposte adeguate alle linee indicate dalla politica deve essere rimosso, a prescindere dall'amicizia, a prescindere dalle capacità professionali in altri campi. Secondo voi, quindi, no, lo chiedo all'opposizione pura, perché Longo è ancora, vedo, sulla linea di confine, io lo tiro per cercare di far difendere la maggioranza, ma non la difende? Che non la difendi. Io difendo le ragioni della politica e le ragioni della città. Sei ancora osservatore. La città si aspetta da noi la pulizia delle strade, del verde, esatto, l'ordinario. La pubblica illuminazione, perché tutte queste cose messe assieme, insieme al controllo del territorio, possono far vivere una vita più serena. Adesso ci avviamo verso la primavera più inoltrata e si ripeterà a Battivaglia l'annoso problema dei miasmi. Nel frattempo che l'amministrazione si strugge per tentare di far quadrare la parte governativa, siamo arrivati a 24 imprese private che controllano il ciclo dei rifiuti, e chi ti parla ritiene che il privato che viene a investire sul territorio deve essere premiato, perché chi viene a investire sul territorio e fa occupazione sul territorio e fa economia deve essere premiato. Però la politica deve controllare, deve marcare il territorio, deve far capire chi comanda. Quello è il ruolo della politica e quindi dell'amministrazione. È meglio avere un'amministrazione, o meglio, è meglio avere una città senza sindaco, o va bene anche che sia un sindaco che non condividete, ma purché faccia, come diceva Mirra, almeno l'ordinario? È una domanda difficile, nel senso che noi abbiamo avuto, lo dico all'opposizione, no? Perché, ma non c'è dubbio alcuno che, come dice, la iattura del commissariamento non ha paragoni di nessuna natura, non si può paragonare. Fin dall'inizio. E questa è una cosa che veramente... Non c'è da paragonare, quindi io sono supercritico, ipercritico, mi viene da... Si potrebbero dire tante cose, tant'è vero, quando ci siamo incontrati fuori, mi auguro, e sicuramente tu lo farai, di portarci qualcuno più convintamente dell'amministrazione, certo, infatti, sì, perché sì, non sì. Mi, come dice, è stato piacevole la discussione, ma è una discussione che in Consiglio Comunale, chi segue i consigli comunali, con Valerio, con lo stesso Roberto, ci facciamo dalle posizioni che legittimamente alcuni hanno. Allora, la motivazione, Mira, ti spiego qual è. Non è chiara. La motivazione per cui oggi c'è questa situazione intermedia è perché purtroppo nel corso di questi ultimi due anni spesso quelli dell'opposizione non sono mai venuti ai miei ripetuti inviti, per varie motivazioni che poi si sono chiarite, e quindi adesso, diciamo, c'è l'apertura e quindi c'è la presenza dell'opposizione. Però finché non vedo, non provo, io non sono mai convinta, quindi avevo paura poi di ritrovarmi con tutta l'amministrazione presente e non avere il controllo. Allora adesso si partirà, tanto abbiamo tempo, insomma, sì, abbiamo voglia. Non era una critica. No, però era è per giusto capire spiegando. Perché anche il telespettatore in questo momento va in crisi e dice: questi tre, sì, li ho visti qualche volta, ma chi è la maggioranza e chi è l'opposizione? Se avessimo avuto, come dice, un vice sindaco, un assessore, il capogruppo della lista più vicina al sindaco. Chi è il capogruppo della lista più vicina al sindaco? Pino Povedi, Cerullo, oppure il vice sindaco, l'assessore più rappresentativo, che ha più deleghe sulla lista. Intanto domani sentiamo la sindaca, intanto. Io non dico un dibattito con la sindaca, ma con l'amministrazione. No, sì, ma lo faremo. Almeno mi farebbe piacere. Cappuccio, invece tu la pensi come Mirra per quanto riguarda la presenza di un commissario? Come Mirra fino a poco tempo fa, poi ho conosciuto l'amministrazione francese e ho cambiato idea. Mamma mia. Comunque questa è una battuta, sto scherzando. Sì. Sono sulla stessa linea del collega consigliere Mirra. Una cosa però mi preme di dire a Valerio. Valerio, io sai l'affetto che provo per te come collega consigliere, eccetera, però io ritengo che nella vita e soprattutto in politica ad un certo punto bisogna fare delle scelte.
E vedo che però tu questa scelta non riesci a farla, se stai da una parte o dall'altra. Quindi a un certo punto decidi che cosa vuoi fare, perché secondo me la coerenza e la dignità pagano sempre nel lungo periodo. Volevo dirti poi un'altra cosa, tu ti accingi a votare un bilancio che non hai assolutamente condiviso, visto che non hai partecipato alle riunioni di maggioranza da settembre. E non sono d'accordo sul fatto che il bilancio preventivo non è un atto, è un atto politico importante. Anzi, è l'atto politico fondamentale di un'amministrazione. Per cui mi chiedo come farai a votare questo bilancio non avendolo condiviso nella stesura, visto che non hai partecipato alle riunioni di maggioranza a partire da settembre ad andare avanti. Ti chiedo scusa per queste domande, però erano necessarie. No, ti rispondo. E ci sta anche, insomma, c'è tutto, insomma, mi sembra anche domande certo. Che abbiano un senso. Io e il mio partito Forza Italia, perché io non rispondo oltre che all'elettorato, faccio parte di un partito dove sono stato eletto e per coerenza rimarrò all'interno di questo partito. E con il partito stiamo facendo una serie di valutazioni. Il bilancio di previsione per noi è a questo punto della vita amministrativa della città, della vita politica della città, lo consideriamo una delibera come un'altra. Il momento fondamentale, è ovvio che il bilancio è oltre che un freddo documento contabile e anche dà anche delle prospettive di carattere politico ed amministrativo. Noi vogliamo lavorare sul dopo. Ripeto, noi non abbiamo responsabilità di governo in questa città, non abbiamo né delegati né tantomeno assessori, l'avevamo fino a ottobre, fino a quando poi sì. Il sindaco ha deciso di mandare via l'assessore. Certo. Provenza. E diamo ulteriore credito, ovviamente che sarà un credito temporale, che non andrà alle calende greche, perché noi dobbiamo dare risposte, noi consigli comunali, noi eletti, e il mio partito Forza Italia deve dare risposte alla città, non deve dare risposte al sindaco o al consiglio comunale. Dobbiamo dare innanzitutto risposte alla città. Noi su questo versante che ci vogliamo confrontare, più che con la fredda contabilità del documento di bilancio, che è importante, noi metteremo i paletti per l'attuazione del programma e per la ripresa dell'attività amministrativa finalmente dopo le elezioni, subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Noi su questo non faremo sconti politici, la politica, vogliamo riportare la politica al centro della città, al centro dell'assise consiliare chiaramente. Ci confronteremo con il sindaco, con le altre forze politiche anche di opposizione. Se ci saranno le condizioni per continuare, Forza Italia sarà disponibile, come ha sempre fatto. Voglio ricordare che siamo stati forse il gruppo consiliare più prolifico con alcune attività di carattere politico e amministrativo. Abbiamo portato in Consiglio Comunale la valorizzazione dei beni da vendere, che sono solo ormai da decenni, oltre un decennio sulla carta, e per fare cassa abbiamo presentato questo progetto come altri progetti che abbiamo portato in Consiglio Comunale. È su questa cosa che ci vogliamo confrontare. Ripeto, vogliamo portare al centro dell'attività amministrativa la politica, vogliamo eliminare il gap che esiste, che è evidente, fra politica, fra Consiglio Comunale, consiglieri comunali e questa amministrazione, la giunta, gli assessori. Se ci riusciamo, alla fine ne giova chiaramente l'attività amministrativa e la città. Noi abbiamo 2 anni fa, con le elezioni di giugno del 2016, abbiamo risposto a una scommessa. Dobbiamo vincere questa scommessa, questa è la nostra. Ok, Longo, però io una domanda, insomma, un po' cattiva te la devo fare, nel senso, cioè, di chiusura. Sono pronto. No, va bene, insomma, io capisco che si fa politica e quindi. Capisco anche la posizione di Longo, però voglio capire. Allora, se entro giugno, luglio, non ci saranno cambiamenti in giunta, quindi le Forze Italia rimane sì in consiglio comunale, ma comunque seduto in panchina, no?
Voi andrete all'opposizione o rimarrete? Noi più che cambiamenti in giunta chiediamo ormai da mesi, da un anno forse, un cambio di passo dell'amministrazione. Cioè l'amministrazione deve attuare il programma, no, deve attuare il programma elettorale. Allora, la città si aspetta questo. Io parlavo prima di attività amministrativa, la pulizia delle strade, del verde pubblico, pubblica illuminazione. Dobbiamo fare questo. La secondo gente, me qualcosa si sta facendo, comunque lo se ne parleremo gente, anche domani. Sennò che più che a Forza Italia venga riconosciuto, questo è un altro aspetto, la partecipazione all'interno della compagine amministrativa, del governo cittadino. La gente si aspetta da noi, innanzitutto dall'amministrazione, fatti concreti. Noi siamo disponibili a lavorare come abbiamo sempre fatto. Se le risposte non dovessero venire, noi agiremo di conseguenza, chiaramente. Una parte del programma, un punto del programma sul quale voi non transigerete? Noi su tutto, non c'è un punto in particolare, noi chiediamo l'attuazione del programma. Il programma, se dovesse essere attuato per il 10%, noi non siamo, deve essere attuato per il 100%. La città può avere una svolta da questa amministrazione, da questa classe politica, se viene attuato il programma, il resto sono chiacchiere. Allora, siamo in chiusura, sicuramente ci rivedremo prestissimo perché cercheremo anche di capire la questione del bilancio, il PUC, non abbiamo parlato del PUC, non abbiamo approfondito questa questione, ce la teniamo un attimo in sospeso perché appunto abbiamo detto ci rincontreremo, insomma, quindi per il momento diciamo che l'amministrazione può stare abbastanza serena, ma deve cominciare a fare un cambio di come passo. Come numeri sta, c'è la serenità, ma come attività amministrativa quella è la scommessa di questa amministrazione. E allora Cappuccio, io non so se la risposta di Longo ti ha soddisfatto, non credo, conoscendoti. Non molto, però, lo perdoniamo. Insomma, per la vecchia amicizia, l'attuale amicizia sicuramente che c'è ancora al di là della politica. Ringrazio Roberto Cappuccio, ringrazio Gino Mila, ci vedremo prestissimo, ringrazio Valerio Longo, sono andata più veloce delle telecamere, visto? Lui è Longo. E ringrazio voi come sempre per averci seguiti, vi ricordo che domani sera invece ci sarà l'appuntamento con la sindaca, quindi mi raccomando rimanete con noi e poi magari la prossima settimana torneremo a parlare ancora di politica del nostro territorio. Grazie per essere stati con noi, buonasera. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.